Ora che abbiamo finito il disegno di costruzione di Topolino, possiamo ripassarlo con un pennarello. Io userò questi pennarelli cinesi molto, molto carini. Hanno una punta abbastanza interessante, userò ad esempio questa misura. Vi faccio vedere anche il pennarello, si chiama Sign Pen Brush. E questo pennarello è water and alcohol resistant, quindi ci permetterà dopo, ad esempio, di colorare Topolino senza avere problemi. Iniziamo a ripassare. Poi qui andiamo anche un po' più in alto, poi il ginocchio, e la parte interna dell'occhio. Volendo potete anche colorarlo con il pennarello. Eccoci. Poi la seconda parte. Il secondo occhio, la parte sopra il naso, poi il naso, uniamo la parte qui e questa parte di bocca, poi la bocca questa maniera ed eccoci qui, vediamo qua, e possiamo anche decidere di colorare l'interno della bocca già col nero. Finiamo questa parte con un cerchio, okay. E la seconda orecchia un pochino così, e anche la parte finale della testa. Eccolo qui. Ora possiamo proseguire con il braccio. La prima mano, e il palmo della prima mano. Ora mi aiuto con un foglio di carta per evitare di sporcare troppo il foglio, visto che comincio a spostare troppo la matita. Ripassando, in questo caso posso muovermi così. Bottone, poi la parte sotto, le gambe, questa prima parte, poi l'altra gamba. Poi questo
da parte del pantalone. Eccoci qua. Poi procediamo con la scarpa. Ok. Procediamo qui con la gamba. E magari con l'interno dell'altro piede. Ora possiamo fare il braccio di topolino, questo, e la parte alta del braccio della spalla. Facciamo anche la mano. Quanto bianco il topolino. Ecco. E ci siamo. Poi possiamo finire la scarpa di destra e l'ovale della scarpa di sinistra, e la parte della scarpa stessa. Eccoci qua. Abbiamo finito di ripassare il nostro disegno. E devo dire che è venuto molto carino. Ora, se la parte alta è asciutta, non è ancora molto asciutta, quindi conviene attendere un po', è possibile rimuovere un po' della matita. Attendiamo magari qualche minuto che si asciughi. Oppure possiamo anche asciugare più rapidamente con l'uso, ad esempio, di un phon. Ora dovrebbe essere possibile cancellare un po' la matita, o almeno ridurne l'intensità usando, ad esempio, della gomma pane. Passiamola sopra la matita, dove vogliamo rimuoverla. In questa maniera. In modo che si cancelli il più possibile. Ecco. Dovremmo aver rimosso tutta la gomma, tutta la matita. E la parte sopra. Ci vediamo con la parte sotto.
Bene. Anche se avevamo sporcato un po' il foglio prima con la matita, come vedete ora la gomma pane sta rimuovendo tutta la matita in eccesso senza rovinare il foglio. Eccoci. Bene. Abbiamo rimosso tutta la matita in eccesso.